vicepresidente Associazione Diabete Junior Campania. Cosa ha fatto in 2 anni l'associazione? Allora, l'associazione in 2 anni innanzitutto insomma si è costituita perché un'associazione vera e propria operativa sul territorio campano non c'era. Abbiamo creato una rete di collegamento con le istituzioni, abbiamo cercato di vedere, diciamo, leggerci bene la legge 9 del 2009 e cercare un canale proprio per l'attuazione di questa legge, perché in parte è attuativa e in parte no. Abbiamo creato innanzitutto in primis un collegamento con i medici dei 2 centri di riferimento del primo policlinico e del secondo policlinico, quindi il gruppo Prisco, dottoressa Francese. Stiamo cercando insomma di lavorare un po' su tutto il territorio campano e cercare dei referenti di zona, perché ci sono delle zone che sono un po' limitrofe e quindi necessitano proprio di una persona fisica per portare in evidenza le problematiche di queste zone. Stiamo cercando di far emergere un po' i campi scuola per i bambini, che sono percorsi educativi formativi che li rendono comunque autonomi nell'autocontrollo e nella gestione del diabete. È stato fatto un campo sportivo sponsorizzato dalla Fondazione Vodafone, che hanno collaborato i medici del primo e del secondo policlinico. È stato attuato anche un gruppo di lavoro a livello del Senato con la dottoressa Paola Bisanti per il diabete a scuola. Insomma, stiamo cercando di creare una rete proprio di collegamento con tutte le istituzioni e con tutte le zone che ci permettono di ci aprono la porta per mettere in evidenza questa problematica di questi bambini che, come dice il nostro spot, sono comunque non sono diversi dagli altri, ma sono bambini molto speciali. La ringrazio. Grazie e arrivederci.